Architetto Flaviano Capossela, la Leonardo Edilizia SRLS si è posta sicuramente in maniera positiva rispetto al discorso super bonus, bonus facciata, eco bonus, ma intanto c'è una grande differenza su queste due misure. Sì, in effetti la nostra azienda prioritariamente entro il 31-12-2021 ha sostanzialmente posto il maggior interesse sulla questione dei bonus facciate, anche perché il termine perentorio era quello del 31 dicembre, successivamente poi prorogato fino al 27 aprile. Noi come azienda abbiamo curato quasi 5, diciamo 5 fabbricati con il bonus facciate, sono tutti fabbricati di una certa importanza, tra cui anche Palazzo Festa su Via Duomo, che è uno dei fabbricati più vecchi di Avellino. Dobbiamo anche dire che però ci sono problematiche in generale anche in città rispetto ai tanti cantieri, tanti ponteggi, ma non sono tanti quelli che poi lavorano realmente. Questo è legato anche a un problema, della cessione del credito a partire dal 12 novembre, insomma, ci sono state delle problematiche con gli istituti di credito. Sì, in effetti sia con il bonus facciata che con EcoBonus o Sisma Bonus si operava e si opera principalmente con la cessione di credito che viene effettuata dai singoli proprietari o dai condomini. Il problema dal 12 novembre è che c'è stata una congiuntura e quindi ha causato delle problematiche gestionali alle aziende in merito soprattutto a queste cessioni di credito e agli sconti in fattura che si effettuano presso gli istituti di credito. In buona sostanza, gli istituti di credito si sono trovati nella situazione in cui hanno allungato moltissimo il pagamento delle fatture che venivano scontate, con una conseguenza che è quella di problematiche economiche per le imprese, diciamo, meno solide, fortunatamente non.